Buongiorno, come state? E di nuovo buongiorno, mi scuso per il mio aspetto, sono con il pigiama e i capelli tutti in disordine e dalla fotocamera sembra che io abbia una faccia bianca bianca. E niente, è un po' di tempo che manco dal canale. È un po' di tempo che non faccio video, però non ero proprio dell'umore giusto per fare video. E niente, il video di oggi lo dedicherò a un impacco per i capelli, quindi ho detto oggi voglio farmi un bel impacco per i capelli e quindi ho detto facciamolo assieme a tutte le mie amiche. E i miei amici di YouTube avrei bisogno di fare anche il colore, però ahimè sono rimasta senza henné. Io di solito l'henné lo andavo a comprare a Napoli, adesso non si può andare, quindi dovrei fare un ordine su Zen Store, forse perché vende l'henné Zarco, però sto valutando un pochino. Per il momento, anche se ho un po' di ricrescita, non succede niente, non mi interessa, tanto non dobbiamo uscire. E quindi ho deciso di fare un impacco di bellezza ai capelli, un impacco anche lavante, con il Sidr. Ho ancora, scusate, una piccola scorta di qualcosina, mi è rimasto di erbette indiane, quindi ho deciso di fare un piccolo impacco con qualche erbetta indiana, con l'ingrediente principale il Sidr, e iniziamo subito. Le mie varie erbette che io tengo chiusa utilizzando le normali mollette d'avvocato. Questo è l'ibisco, me ne è rimasto molto poco, utilizzerò metà di questa bustina di ibisco. Cioè andiamo, come dire, a razionare anche le nostre erbette indiane per farle durare un pochino di più, visto che stiamo vivendo un momento storico dove non ci possiamo nemmeno permettere l'ospizio di andare a comprare le erbette indiane. Questo è il Sidr, anche questo qua è quello che ho preso da Zen Store. Andrò a mettere un po' di Sidr. Ne metto qualche cucchiaiata perché proprio voglio ottenere una quantità di prodotto da mettere sui capelli, proprio come se andassi a mettere dell'henné. Poi qua ho l'ennara della Esh, vado a mettere anche un pochino di ennara della Esh, come dire, tutto fa brodo, tutto fa volume, perché appunto devo apparare almeno un 80 grammi di prodotto se voglio appunto utilizzarlo come maschera di bellezza, maschera curativa al posto della Lansonia, che ahimè purtroppo mi è terminata. Ci vado a mettere anche dell'Amla, sempre della Esh. Sono anni che mi conoscete, da anni saprete che le mie erbette preferite per eccellenza sono quelle della Esh. La Esh fa l'Amla, fa il Kabukali, fa il Sidr, la Esh fa tantissime erbe indiane, l'Amla, la Shikakai, la Rita, l'Ennara, che è un mix di varie erbette, e quindi io da sempre utilizzo queste erbe della Esh. Io non so quanti grammi siano, perché attualmente non ho più il bilancino che utilizzavo per fare
gli spignazzi, perché purtroppo quel bilancino lì è andato distrutto. Si è rotto. Quasi quasi ci vado a mettere anche un po' di shikakai. Oh, la shikakai me ne è rimasta veramente molto molto poca. Parte che si è indurita, non lo so come mai, si è indurita a tal punto che si è rotta addirittura, vedete, sono diventati tutti pezzetti, si è rotto addirittura la plastica che la contiene. Metterò qualche scaglietta, diciamo così, poi cercherò di farla polverizzare con l'aiuto del cucchiaino. Magari per quest'ultima shikakai poi andrò ad utilizzare il mortaio. Intanto la rompo un po' aiutandomi con il cucchiaino. Comunque questa è la quantità di polvere che sono riuscita a mettere insieme, saranno 60 grammi, 70 grammi. Non è tanta, ma semmai vado a rimpolparla preparando, perché no, un po' di gel fatto con l'amido di mais. Un po' di gel fatto con l'amido di mais. Guarda, questo pezzo di shikakai è veramente duro da polverizzare. Aggiungere l'acqua. Nel mio caso vado a mettere dell'acqua calda. L'acqua calda aiuterà a fare in modo che le sostanze benefiche delle erbette comincino già ad uscire fuori. Io non intendo fare una posa lunghissima, preferisco fare una posa di un paio d'ore, non di più, per un fatto anche di salvaguardare la salute, di non tenere troppo l'impasto umido in testa. Soprattutto non ho nessuna voglia di farmi venire dolori alla cervicale, quindi andrò a fare un impacco di bellezza, sì, però terrò in posa, diciamo così, il minimo indispensabile. Il minimo indispensabile. Preparo le mie erbette. Devo dire che è venuto parecchio, come prodotto è venuto parecchio, però per i miei capelli questo è ancora un po' pochino. L'acqua, come avete visto, sono andata a occhio, saranno stati un 80-100 ml d'acqua, però appunto non avendo pesato il prodotto con l'acqua sono andata a occhio. Ho aggiunto acqua finché l'impasto non ha preso una bella consistenza cremosa. Ho messo acqua calda, non bollente, ma calda, per aiutare appunto le erbette a sprigionare prima le loro sostanze benefiche per i capelli. Quindi adesso, dopo averlo amalgamato ancora bene bene, perché c'è qualche pezzetto ancora di shikakai che non si è sciolto, devo dire che il cidre aumenta abbastanza di volume, non aumenta tantissimo come se uno avesse preparato solamente cidre e gel di semi di lino, quindi un po' di cidre montato, però aumenta parecchio. Ancora un pochino d'acqua, perché appunto sto vedendo che il cidre sta rispondendo bene e sta aumentando tantissimo di volume.
quindi vado ad aggiungerci ancora un po' d'acqua in modo da riuscire ad ottenere abbastanza, perché sta diventando proprio bello spumoso, non me l'aspettavo sinceramente. Si vede che gli ingredienti, la quantità di seed, l'ibisco, tutte le altre cose che ci ho messo nella mia maschera per capelli, ha avuto l'effetto di far montare il seed. Qua, questo è il mio pappone, il mio sidra ibisco amla e nara, e con l'aggiunta di un pochino di shikakai. Questo è il risultato finale, è diventata veramente una bella mousse spumosa. Adesso vado ad applicarla sui capelli, la terrò in posa un paio d'ore, non di più, e poi vado a sciacquare via il tutto. Questo è non solo un impacco, una maschera di bellezza fortificante e salutare per le radici, la cute e la lunghezza dei capelli, ma è anche per me perlomeno un impacco lavante, quindi non andrò a metterci shampoo oppure altro. Ho tenuto in posa più di quello che volevo tenere in posa, lo volevo tenere in posa un paio d'ore, però alla fine, mentre fai una cosa, fai un'altra, ho finito per lavare, che erano le 2, quindi ho fatto una posa dalle 9:30 del mattino fino alle 2, quindi più o meno 4 ore, 4 ore e mezza. Questo è il risultato finale, come vi ho detto, lasciate perdere la ricrescita che si vede tantissimo. I capelli sono belli spessi e voluminosi, proprio come se avessi fatto un henna lansonia. Come avete visto, ho utilizzato il seed e qualche altra erbetta indiana. Il risultato mi piace, non ho lavato, non ho utilizzato shampoo, perché l'impacco a base di sidra e di altre erbe indiane che ho fatto sui miei capelli e anche lavante. E niente, questo video di oggi finisce qua, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia, io vi saluto, vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!